Partirei dalla professoressa Sciuto e abbiamo visto, lo riprendeva anche Giovanni Piani, noi vediamo delle professioni, dei mestieri, delle aree di crescita emergenti, no? Alcune sono collegate col nostro nuovo mondo, quindi data analytics, il cloud computing, alcune sono, come dire, tradizionali, continuano, no? Lo sviluppo dei prodotti, il marketing, il sales, l'engineering, quindi noi abbiamo degli acceleratori, delle opportunità professionali, dei mestieri che garantiscono maggiore occupazione. In generale, abbiamo detto, è la presenza di donne con competenze STEM che è un po' un ritardo nel nostro sistema paese. In realtà il problema è più grande, è proprio un ritardo complessivo delle competenze STEM nel nostro sistema paese, quindi poi accentuato poi se andiamo a vedere la dimensione femminile. Ecco, professoressa, lei qual è il suo punto di vista? Qual è la sua opinione? Come si può fare proprio come sistema educativo nel favorire un incremento di competenze STEM in generale nel paese e poi in particolare nella dimensione femminile? Grazie. Grazie per la domanda. Ovviamente i dati del report, diciamo, mostrano tutte queste aree che sono quelle più importanti in termini di sviluppo. Ce ne sono tre che sono quelle, diciamo, più prevalenti rispetto al mio osservatorio e che sono anche quelle che hanno le percentuali più basse di presenza femminile sul lavoro, che sono ingegneria, che è circa il 15%, mentre l'area dell'informatica, quindi cloud computing, data science e intelligenza artificiale, varia tra il 20 e il 25%. Per darvi un dato, al Politecnico, a ingegneria in totale, noi abbiamo un 23% di ragazze nell'ingegneria triennale e un 27% nelle lauree magistrali, che però è molto differenziato. Perché, per esempio, l'ingegneria informatica ha ancora meno del 10% di studentesse che lo scelgono, mentre l'ingegneria biomedica, per esempio, ha il 56% di ragazze che lo seguono. E quindi c'è un grande divario anche nelle materie. Chiaramente, le aziende con cui noi lavoriamo, perché a differenza della maggior parte delle università italiane, abbiamo mantenuto all'interno un career service, quindi il contatto diretto con le aziende, quindi col mercato del lavoro, anche perché questo ci consente di avere uno scambio proficuo sulle tematiche, sulle opportunità e sull'evoluzione del mondo del lavoro, diciamo, si lamentano ovviamente perché non produciamo un numero sufficiente di laureati, sia uomini che donne in generale, quindi non è che sono soltanto le donne. Chiaramente oggi le aziende, come diceva Ben Paola, cominciano ad avere una maggiore attenzione, una maggior consapevolezza anche del valore della diversità, ma non perché sia un fine per se stesso, ma perché di fatto questo ha dimostrato di portare ad avere un maggior beneficio per l'azienda, perché team che sono costituiti da persone diverse, dove diverse sono diverse culturalmente, diverse di genere, cioè diverse di pensiero, normalmente hanno avuto la possibilità hanno dimostrato di avere delle prestazioni che sono molto maggiori sia in termini di innovazione che possono portare, sia in termini di miglioramento nella gestione delle decisioni che vengono prese, e sia alla fine in termini di profittabilità, che è quello che poi alla fine interessa le aziende. Ora, aumentare il numero degli studenti che seguono delle materie STEM, dove STEM però, vabbè, nel mio caso è soprattutto l'ingegneria in tutte le sue forme, non è semplice. Perché chiaramente ci sono per fare una didattica di qualità uno ha anche bisogno di avere degli spazi, dei docenti, dei finanziamenti adeguati, e questo è un primo problema. Per cui noi abbiamo definito un numero programmato che è di circa 4.000 studenti in ingegneria che entrano all'anno, e quindi perché questo ci garantisce
più o meno un buon compromesso fra un numero di studenti sufficiente e il livello di qualità che poi comunque dobbiamo diciamo, riuscire a portare nei ragazzi perché poi siano anche loro, che possano avere le maggiori opportunità sul mercato del lavoro. E aumentare il numero delle ragazze nelle STEM non è un problema solo dell'università. Nel caso è un problema che si manifesta all'università, ma che ha radici molto proprio fronde. Cioè, è difficile far cambiare idea a una ragazza a quando ha 18 anni. Noi ci proviamo, l'abbiamo fatto cercando di smontare una serie di stereotipi sul fatto che l'ingegneria non è una materia per ragazze. Quest'anno poi abbiamo fatto un video proprio dedicato che abbiamo inviato alle scuole, che è disponibile anche su YouTube, si chiama Engineering, con ragazze, studentesse laureate del Politecnico, giovani, che raccontano perché non è stata una scelta sbagliata e che tutte le loro paure iniziali non si sono dimostrate false. Però bisogna agire partendo dalla scuola, fornendo subito delle prospettive di crescita alle ragazze più giovani, anche di crescita da innamoramento della scienza. E quindi è molto importante lavorare in quella direzione. Come università non è il nostro mestiere principale, ma lo facciamo sia nei licei, ma anche in termini di orientamento verso i bambini sin dalle elementari, con una serie di attività che facciamo, ma che sono diciamo al di fuori diciamo del nostro core business. Sappiamo anche che quando diciamo cerchiamo, dobbiamo cercare di fare in modo di parlare di come gli strumenti matematici, modelli ingegneristici aiutano a far crescere la società. Quindi come possono aiutare nelle sfide future della società, la salute, la mobilità, le politiche urbane, quindi l'utilizzo dei dati e come questi, che serve un approccio multidisciplinare che è molto più vicino in realtà alla cultura, alla sensibilità delle donne, forse più che degli uomini, che spesso sono più focalizzati su un solo aspetto. Non è una questione genetica, è una questione di crescita, di come si viene diciamo, educati. Grazie. Lei credo ha toccato un punto che poi vorrò riprendere, perché il tema di lavorare nelle scuole, e aggiungo io lavorare nelle famiglie su questa dimensione, no? Secondo me, per esempio, il PNR dovrebbe essere destinato una parte degli investimenti proprio a una campagna mirata di comunicazione, education e supporto alla scuola su introdurre dei semi, introdurre dei vulnus importanti sul concetto dell'utilizzo della matematica, per esempio, o sull'avvicinamento a scienze di vario tipo, no? Spostandole da un modello di, lo dico da papà di tre bambine, quindi insomma mi sento abbastanza chiamato in causa, e spostare da un modello di apprendimento, come dire, puramente didascalico, un apprendimento esperienziale, sarebbe molto interessante. Lei ha regalato il piccolo chimico alle sue figlie? Io ho regalato il meccano alle mie figlie. va bene, insomma, so più o meno sul chimico, il meccano. Sì, no, infatti, però normalmente se lei pensa, se va nei negozi di giocattoli, i giocattoli per maschietti c'è il meccano, il piccolo chimico, e dalle ragazze c'è la Barbie.